Tra il 1560 e la metà del 700 circa, le acque cristalline del Mar dei Caraibi sono solcate da decine di mercantili che fanno la spola tra l'Europa e le Americhe, carichi di oro, gioielli e mercanzie varie. Ma non ci vuole molto prima che tutte queste navi, piene zeppe di ogni ben di Dio, inizino a far gola a qualche avventuriero e a qualche cacciatore di fortuna. Ecco allora che inizia l'età dell'oro della pirateria. Ciao amici di Vanilla, io sono Letizia Ghidoni e oggi parleremo di un pirata molto particolare. Un uomo con un vero talento per depredare le navi inglesi e spagnole che navigavano per il Mar dei Caraibi, che divenne così tanto importante nel suo campo che la sua morte segnò la fine di un'era. Stiamo parlando di Bartolomeo Roberts, anche chiamato Bart il Nero. Prima di cominciare però volevo informarvi che stiamo ampliando l'offerta divulgativa del canale e saremo in diversi d'ora in poi ad apparire. Per supportare il nostro lavoro a voi basta un click, potete scegliere di finanziarci a partire da un caffè al mese con l'abbonamento oppure di sostenerci gratuitamente con il tasto iscriviti. A voi la scelta, ma una delle due mi raccomando, sceglietela. Grazie mille a tutti e ora cominciamo davvero. Se non avete mai sentito parlare di questo pirata, non preoccupatevi, non è particolarmente famoso da noi in Italia, ma nel mondo anglosassone lo è almeno quanto Barbanera. Dovete infatti sapere che le imprese del nostro Bart il Nero vengono addirittura narrate in un'opera considerata un po' il best seller sulla pirateria, che si chiama Storia generale delle rapine e degli omicidi dei pirati più famosi. Ecco, quest'opera viene pubblicata per la prima volta a Londra nel 1724 e il suo autore sembrerebbe essere un certo Charles Johnson, un capitano, ma di lui non si sa nient'altro. Per questo motivo molti studiosi ritengono che in realtà questo scritto sia da attribuire a niente di meno che Daniel Defoe, l'autore di Robinson Crusoe, o a uno dei suoi discepoli. In ogni caso, in questo libro in due volumi si narrano le vite e i crimini di molti pirati vissuti tra il XVII e l'inizio del XVIII secolo, come ad esempio Barbanera, appunto. Per quanto riguarda Bart, a cui tra l'altro è dedicato il capitolo più lungo, vi troviamo le testimonianze dei vari governatori e dei sopravvissuti alle sue incursioni, oltre che alle dichiarazioni dei suoi marinai che sono stati processati a Cape Cod dopo la sua morte. Partiamo però dalle umili origini di Bart. Roberts nasce in realtà sotto il nome di John Roberts nel 1682 in un piccolo villaggio del Galles, chiamato una volta Casnewydd Buc, ora invece si chiama Little Newcastle. Cambia il suo nome di battesimo quando diventa comandante di una ciurma di pirati e questo è prassi comune, in quanto è una misura necessaria in caso un giorno si voglia tornare sulla terraferma a condurre una vita più onesta. Non si conosce con certezza il motivo per cui sceglie proprio il nome di Bartolomeo, ma alcuni ipotizzano che voglia celebrare il noto bucaniere Bartolomeo Sharp. Ah giusto, piccola curiosità, i termini pirata, corsaro e bucaniere spesso vengono utilizzati per riferirsi sempre ai predoni del mare, ma in realtà ognuno di questi denota un mestiere diverso. Il corsaro, ad esempio, era un capitano che aveva ricevuto da uno dei sovrani europei una patente di corsa. Ecco, grazie a questa patente il corsaro e il suo equipaggio potevano attaccare liberamente le navi di paesi ostili al proprio, anche se ovviamente dovevano poi spartire il bottino con il re. Con il termine bucaniere invece si descrivevano tutti quegli europei del 600 che andavano a caccia di buoi selvatici nei Caraibi e che si occupavano anche di affumicare la loro carne. E la parola che ancora oggi utilizziamo, ovvero barbecue, deriva proprio da barabiku, che nella lingua degli indios taino significava luogo di origine del fuoco sacro. Il barabiku infatti era quel buco nel terreno dove si mettevano le braci per la fumicatura. La parola pirati invece deriva da un termine greco, peiran, che significa assalire, e in origine stava ad indicare tutte quelle persone che facevano delle rapine in mare aperto, oppure nei porti e nei fiumi. Ma ora torniamo alla nostra storia. Probabilmente la vita in mare di Roberts è iniziata molto presto, a soli 13 anni, ovvero nel 1695, quando si arruola nella marina mercantile.
ma di lui non si hanno notizie certe fino al 1718, anno in cui lo troviamo far parte dell'equipaggio di una nave nelle Barbados. Probabilmente si arruola anche nella Marina Reale Britannica durante la guerra di successione spagnola del 1701-1714, ma, come abbiamo detto, sono notizie un po' nebulose da prendere con le pinze. A noi invece interessa in particolar modo il 1719, precisamente il giugno del 1719, mese in cui la vita di John Roberts cambia per sempre. John, a quel tempo, ha 37 anni ed è ufficiale in seconda su una nave carica di schiavi. La barca si chiama Princess, viene da Londra e il suo comandante è Abraham Plumb. La Princess si trova ancorata al largo dell'isola di Annobon, davanti all'attuale Gabon, e insieme ad altre due navi ha appena finito di caricare degli schiavi che verranno portati nei Caraibi. All'improvviso, però, all'orizzonte, l'equipaggio vede apparire due vascelli che si stanno avvicinando molto velocemente. Sono la Royal Rover e la Royal James. E, sfortunatamente, si tratta proprio di due navi pirata. Entrambe sono sotto la guida del capitano Howell Davis. Le tre navi schiaviste vengono saccheggiate da capo a piedi, ma il capitano Davis è davvero un gentiluomo, perciò sia le barche che i loro rispettivi capitani vengono rilasciati insieme al proprio equipaggio. Se non che ben 35 uomini decidano di unirsi alla ciurma di Davis, e tra loro c'è anche il nostro John Roberts. E questo è l'inizio della sua carriera da pirata e da terrore dei sette mari. John Roberts è un marinaio molto abile e molto scaltro, un gran navigatore, tutte caratteristiche importantissime se si vuole essere un buon pirata. Anzi, un pirata vivo. Ovviamente le sue capacità non passano inosservate al capitano Davis, con cui Roberts condivide i natali, nel senso che sono entrambi gallesi. Per questo motivo i due spesso confabulano in questa lingua, in modo che il resto della ciurma non possa capire cosa si dicano, in quanto erano quasi tutti inglesi. Roberts si accorge immediatamente dei vantaggi della vita da pirata e capisce che non sarebbe più tornato indietro a fare una vita onesta. Come marinaio sulle navi mercantili, lui riceveva una paga davvero misera e il lavoro era molto duro. Perciò il suo motto diventa vita allegra e corta. Dopo appena 6 settimane accade però una disgrazia. Howell Davis trova la morte in un'imboscata tesa dai portoghesi nel Golfo di Guinea, per la precisione sull'isola di El Principe. Cos'è successo? La Royal Rover si è diretta verso l'isola di El Principe, appunto. Era rimasto solo quel vascello perché la Royal James aveva subito pesanti danni a causa dei vermi ed è stata quindi abbandonata. Il comandante Davis fa issare le bandiere di una nave da guerra britannica e per questo motivo gli viene permesso di attraccare nel porto. Davis decide allora di invitare il governatore portoghese dell'isola a pranzo a bordo della sua nave, con l'intenzione di tenerlo in ostaggio per richiedere un riscatto. I portoghesi però hanno già scoperto che si tratta di una nave pirata, ma fingono di stare al gioco. Prima del pranzo concordato, Davis viene allora invitato a fermarsi al forte per bere un bicchiere di vino, ma i portoghesi lo uccidono a colpi di arma da fuoco mentre sta raggiungendo quel luogo. Immediatamente l'equipaggio convoca un'assemblea straordinaria per eleggere il nuovo comandante, perché qualcuno che governasse la nave e i suoi uomini ci doveva pure essere. Ecco, un uomo all'improvviso propone di eleggere John Roberts, che accetta ovviamente senza pensarci due volte e che proprio in quell'occasione cambia il proprio nome in Bartolomeo Roberts. Da ora in poi, per semplicità, noi lo chiameremo Bart. Bart si rivela essere una persona molto vendicativa. Decide infatti di lavare l'onta per la morte di Davis organizzando un assalto sull'isola di El Principe, affidando però l'operazione a un suo uomo che si chiama Walter Kennedy. Così, una notte, complice il favore delle tenebre, Kennedy, insieme a un gruppo di 30 pirati, riesce a prendere il forte di El Principe. Autonomamente decide anche di mettere a ferro e fuoco la città, ucciderne tutti gli uomini e rubare tutto il rubabile. A Roberts però quel trattamento estremo non piace per niente e infatti litiga con Kennedy. Questi inizia a provare odio verso il suo capitano, un dettaglio importante da ricordare perché sarà cruciale per i fatti che narreremo fra poco. Pochissimi giorni dopo, il neo capitano Roberts riesce a catturare una nave schiavista che batte bandiera olandese, seguita a ruota da una nave britannica chiamata Experiment.
Durante un brevissimo rifornimento di acqua e probabilmente di rum sulla costa del Ghana, la ciurma di Roberts viene chiamata a dare la propria opinione sulla prossima meta. Sud-est asiatico, ovvero Indie orientali, o Brasile? I suoi uomini optano per il Brasile. Come mai il Brasile e non i Caraibi? Beh, perché a quei tempi questa zona è sempre più controllata dalle grandi potenze europee, ovvero Gran Bretagna, Spagna e Francia. Siamo infatti alla fine dell'età dell'oro della pirateria nei Caraibi e Roberts, saggiamente, preferisce mete meno sorvegliate, come appunto il Brasile, Terranova nell'America settentrionale o la costa occidentale dell'Africa. Ecco, in tutte queste zone poco controllate, Barty Nero e la sua ciurma possono con tutta tranquillità razziare cibo e rum dai mercantili. Ma non solo. I veri obiettivi di Barty sono infatti i giganteschi convogli che fanno la spola tra l'Europa e le Americhe, che sono carichi all'inverosimile di merci preziosissime. Ma avevamo lasciato Barty in Brasile, dove il nostro pirata compie il colpo che lo ha reso più celebre. Dopo essersi riforniti di acqua e aver fatto qualche lavoro di manutenzione sull'isola disabitata di Ferdinando, Bart e la sua ciurma salpano e iniziano a navigare in lungo e in largo davanti alle coste brasiliane, dove però lui non vede nemmeno una nave, nemmeno un piccolo mercantile da assaltare. Dopo 9 settimane di noia, Bart decide che forse è il momento di tornare nelle Indie occidentali, ma all'improvviso, al largo di Salvador de Bahia, ecco stagliarsi all'orizzonte una flotta mai vista. A Bart si illuminano gli occhi. 42 navi portoghesi stanno attendendo nella baia di Todos os Santos l'arrivo di 2 vascelli da guerra con la bellezza di 70 cannoni ciascuno, che avrebbero avuto il compito di proteggerle durante la traversata oceanica. Stanno infatti salpando per Lisbona. Black Bart capisce che un'occasione così ghiotta non gli si presenterà mai più e decide di cogliere l'attimo. Insieme ad alcuni dei suoi uomini si presenta davanti a una delle grandi navi mercantili e rivela al suo capitano di essere un pirata. Dopodiché gli chiede gentilmente di indicare quale sia tra le 42 navi della flotta quella più ricca di oro e merci pregiate. Il capitano, lungi dal voler mettersi in un guaio con Bart, gli indica immediatamente una nave enorme, la Sagrada Famiglia, che ha un equipaggio di ben 170 persone e 40 cannoni. Dopo una breve resistenza da parte dei marinai, Bart riesce a prendere la Sagrada e scopre il suo tesoro immenso. A bordo trova 40.000 moidores d'oro, una moneta portoghese, dei gioielli disegnati appositamente per il re del Portogallo, tra cui una croce incastonata di diamanti, e poi zucchero, tabacco e pelli. Bart e la sua ciurma razziano il carico e si dirigono verso l'isola del Diavolo, al largo della costa della Guyana, per spendere il bottino appena conquistato. E qui si dice che abbiano trovato la più fine delle accoglienze immaginabili, sia dal governatore sia dalle mogli dei coloni, con cui i pirati scambiano gioielli e merci. La ciurma della Royal Rover è soddisfatta e appagata e si dirige verso il fiume Suriname, dove riesce a catturare uno sloop, ovvero un'imbarcazione a vela con un unico albero. Ma poco dopo avvista un brigantino. Il nostro pirata decide immediatamente di inseguirlo, quindi prende con sé 40 uomini, sale sullo sloop e si mette al suo inseguimento, lasciando Walter Kennedy al comando della Royal Rover. Vi ricordate che vi avevo detto di tenere a mente questo nome? Ecco, Kennedy, a cui Bart non piace, decide di salpare con la Rover e con ciò che rimane del bottino dei 42 mercantili portoghesi. Ma Bart non si perde d'animo, ribattezza lo sloop appena conquistato Fortune e, dati i problemi di disciplina che ha appena sperimentato sulla sua pelle, decide di redigere un nuovo codice della vita pirata e fa giurare ai suoi uomini sulla Bibbia che lo avrebbero rispettato. Era una cosa abbastanza comune sulle navi pirata, in quanto il loro equipaggio non era sicuramente composto da sant'uomini. Vi erano ex galeotti, evasi, schiavi scappati, uomini disillusi, insomma tutte persone che per convivere serenamente avevano bisogno di darsi delle regole. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio le 9 regole della ciurma di Black Bart che ci riporta il capitano Johnson. Primo articolo.
Ogni uomo può dare la sua opinione negli affari in corso e altresì ha pari diritto alle provviste fresche e ai liquori forti, a meno che i viveri non scarseggino e non sia quindi necessario un ridimensionamento. Il secondo articolo riguarda invece la spartizione del bottino. Ogni uomo a turno può salire a bordo delle navi predate per ricevere un cambio di vestiti, oltre che una parte del bottino, ovviamente. Il capitano e il quartiermastro ricevono due parti del bottino. Il comandante, il timoniere e il cannoniere una quota e mezzo. Il resto degli ufficiali una e un quarto. Se si viene sorpresi a rubare dal bottino comune, la punizione è l'abbandono su un'isola deserta o comunque un luogo disabitato. Se si viene scoperti a rubare a un compagno, la punizione invece è il taglio dell'orecchio e del naso e l'abbandono non in un luogo disabitato, ma comunque abbastanza impervio. Il terzo articolo ci dice invece che nessuno può giocare a carte o a dadi per soldi sulla nave. E inoltre le candele devono essere spente non dopo le 8 di sera. Se si vuole continuare a bere dopo quell'ora, non si può fare sotto coperta. Il quarto articolo ci dice che i pirati di Bart devono per forza mantenere le proprie armi, pistole o sciabole che siano, sempre pulite e pronte all'uso. Inoltre, tra i doveri militari di ogni pirata c'è anche quello di non abbandonare mai la nave o il proprio posto in battaglia, pena la morte o l'abbandono su un'isola deserta. Il quinto articolo ci parla delle risse a bordo della nave, per cui vige assoluto divieto. Le dispute tra gli uomini dell'equipaggio devono essere risolte a terra, con la spada o con la pistola. Il sesto articolo si può riassumere con niente donne a bordo. Se un pirata fosse stato scoperto a sedurre una donna e a portarla su una nave travestita da uomo, sarebbe stato punito con la pena di morte. Il settimo articolo può far sorridere perché non ci si aspetta sicuramente molta compassione tra i pirati, ma Bart ha istituito un vero e proprio fondo comune per gli invalidi. Se al suo servizio un uomo avesse perso una gamba o un braccio o fosse diventato storpio, quest'uomo avrebbe dovuto essere risarcito per $800 dalla cassa comune e in proporzione per i danni minori. L'ottavo ed ultimo articolo parla della pensione. Nessuno può abbandonare la vita da pirata finché a ognuno non sarà data la quota di 1000 sterline. Ed ecco quindi riassunto il codice d'onore del pirata perfetto secondo Bart. Bart il Nero ha avuto una carriera da pirata davvero brillante, anche se molto breve. Poco prima di essere ucciso, infatti, ha ai suoi ordini ben 260 pirati, tra cui anche alcuni africani che stavano per finire a fare gli schiavi in America e che lui ha salvato dalle navi negriere degli europei. La sua flotta si compone di 3 navi armate fino ai denti, grazie alle quali attacchi mercantili che attraversano l'Oceano Atlantico carichi di merci pregiate. Se incontra capitani che non gli sono particolarmente graditi, che gli sembrano scortesi o soprattutto dei vili, Black Bart risolve la questione affondando le loro navi oppure appiccando loro il fuoco. Ma quando trova delle imbarcazioni particolarmente tenute bene, le tiene. Nel complesso si stima che Black Bart abbia conquistato l'incredibile numero di 400 navi durante la sua carriera. Dopo il Brasile e la Guyana, probabilmente stanco del caldo, nel 1720 Black Bart si dirige a nord, verso Terranova, razziando nel mentre il piccolo villaggio di Canso, in Nuova Scozia, e catturando molte navi vicino all'isola di Capo Bretone e mettendo oltretutto a ferro e fuoco il porto di Trepassi. Qui trova ben 22 mercantili e 150 navi da pesca e tutte queste barche vengono immediatamente abbandonate dai propri capitani e dai marinai perché sono stati presi dal panico alla vista delle vele nere della piccola flotta di Bart. Ma parliamo un attimo anche della persona di Bartolomeo Roberts. Anche in questo caso le informazioni ci giungono dall'opera del capitano Johnson, che descrive il nostro pirata come un uomo alto, di bell'aspetto e di carnagione scura, di circa 40 anni. Ha buone doti naturali e tantissimo coraggio. Peccato che usi queste sue virtù per scopi malvagi. Roberts è noto anche per la sua eleganza nel vestire. Di solito indossa un panciotto rosso e dei pantaloni scarlatti, con una piuma di fenicottero sul cappello. I vestiti rossi non sono scelti casualmente. Si dice che a Roberts piaccia farsi notare, o
oppure che voglia nascondere le macchie di sangue durante appunto le battaglie, ma è più probabile la prima opzione. Inoltre sembra indossi spesso quella famosa croce di diamanti che, vi ricordate, aveva rubato alla flotta portoghese di 42 navi. Per quanto riguarda invece il carattere, il comandante Roberts è un uomo estremamente colto e nemico degli eccessi, soprattutto in mare. A lui non piacciono gli alcolici, a cui da bravo inglese preferisce il tè. Però si sa anche che insieme ai suoi pirati spesso trascorre del tempo sulla terraferma, dove organizza delle feste nelle quali si alza parecchio il gomito. Nonostante sia molto temuto, in realtà tratta i suoi prigionieri in modo ragionevole, anche se ha il suo caratterino. Ad esempio, una volta un suo uomo ubriaco lo insulta e Roberts, senza pensarci due volte, lo uccide sul colpo. Odia poi tantissimo gli uomini senza coraggio, i codardi, non li sopporta proprio, quindi quando trova qualche capitano delle navi che assalta con queste caratteristiche dà il peggio di sé. Ma veniamo alla sua fine. Anche se dalla quantità di cose che vi ho raccontato vi potrebbe sembrare che Black Bart abbia vissuto 4 vite, in realtà la sua carriera da pirata è durata appena 3 anni, dal 1719 al 1722, precisamente il 10 febbraio del 1722. 5 giorni prima, il 5 febbraio, il capitano Roberts e la sua ciurma si trovano a Capo Lopez, una penisola dello stato del Gabon, in Africa. Qui sbarcati sulla terraferma, lui e i suoi uomini stanno spendendo un po' del loro bottino in rum e tutto ciò che fanno di solito i pirati quando mettono piedi in un porto, nel mentre che appunto sistemano le proprie navi. Ma prima qualche antefatto. Nel 1721 Bart si impossessa di una fregata francese da 52 cannoni al largo della Martinica, impiccando il governatore al pennone. Questa audacia però attira l'attenzione delle marine francese e inglese, che inviano flotte per dargli la caccia. Ma Black Bart non si fa intimidire. Cattura altre 2 navi da guerra francesi, battezzandole Ranger e Little Ranger, e prosegue verso sud, fino alle coste del Gabon. Lì si impadronisce della fregata inglese Onslow, rinominandola Royal Fortune. La sua fortuna però sta per volgere al termine. 2 navi da guerra inglesi, la Swallow e la Weymouth, vengono inviate per catturarlo. Il capitano Ogle, a bordo della Swallow, appena nota le 3 navi pirata, escogita un inganno. Finge di essere una nave mercantile in fuga, attirando così Black Bart in una trappola. James Skyrm, uno degli uomini di Roberts, chiede il permesso al comandante di catturare quella che pensa sia una semplice nave mercantile utilizzando la Ranger, e Roberts glielo concede. Quando il pirata si rende conto dell'inganno è però ormai troppo tardi. La Swallow, più potente e veloce, attacca e cattura la Ranger, uccidendo 10 pirati. 5 giorni dopo, Ogle raggiunge Capo Lopez, dove Black Bart è fermo. Secondo la leggenda, Roberts sta facendo colazione insieme al capitano Hill, un uomo che da sempre è in affari con i pirati, e a un certo punto vede arrivare la Swallow. Il pirata riconosce la fregata della Royal Navy, quindi indossa i suoi abiti migliori e si lancia senza timore in battaglia. In realtà Roberts probabilmente sta cercando di fuggire, tentando di superare la Swallow per poi prendere il largo. Ma le cose non vanno come sperato. La nave della Marina Britannica dà una bordata alla Royal Fortune di Roberts. Quest'ultima riesce incredibilmente ad allontanarsi, però sopraggiunge una terribile tempesta tropicale su Capo Lopez. La nave di Roberts finisce proprio nell'occhio del ciclone e rimane in bonaccia per mezz'ora, e ciò dà il tempo al capitano inglese di raggiungerla. E quindi iniziano i combattimenti, che sono molto molto caotici. Durante questi, una raffica di artiglieria riesce a colpire Roberts alla gola, uccidendolo sul colpo. Il famigerato Black Bart è morto e ai suoi uomini, finita la battaglia, viene dato il permesso di gettarlo in mare, come avrebbe voluto, avvolto in un pezzo di vela, vestito con i suoi abiti eleganti e i suoi gioielli, inclusa la croce tempestata di diamanti che sarebbe dovuta arrivare al re del Portogallo. L'intera ciurma di Black Bart viene processata nel marzo del 1722 al castello di Cape Coast, in Ghana.
è il processo più grande dell'intera storia della pirateria. 52 uomini vengono condannati a morte, 17 vengono incarcerati e i rimanenti vengono assolti per aver provato di essere stati costretti a collaborare con i pirati sotto minaccia. E questa è tutta la storia del capitano Roberts, anche detto Black Bart. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo che il tasto iscriviti si trova qui sotto e che potete farci sapere cosa pensate di Bart e delle sue imprese, chiamiamole così, in un commento. Ciao!